Salve ragazzi, anche qui quest'oggi a raccontarvi in versione notturna quello che mi ha fatto incazzare stamattina a letto sul giornale. Sono appena le 9:40 ora italiana in un luogo X che vi dirò alla fine del nostro video. Ok, quello che vi voglio raccontare è anche, naturalmente la giornata di oggi è il 20 agosto del 2012. Quello che vi voglio raccontare, scusate se un attimino mi sono fermato per precisare sulla data, ma così, per mia curiosità, per stimolarmi un po' anche in maniera interattiva l'ascoltarci insieme. Ok ragazzi, era le notizie di Calderoli, ok? Oggi l'hanno messa sui giornali, una cosa che voglio dire doveva essere già tagliata 2 anni fa e non per niente manco abortita dalla nascita, che lui ha finalmente oggi stata tolta i bodyguard. Che venivano pagati naturalmente con i soldi nostri, con le nostre tasse, e spendeva la bellezza di 450.000 euro all'anno per i servizi di sicurezza. Su che cosa? Su una sua ben precisa idea sull'Islam, ok? Che lui era un anti-islamico. Se lui fa l'anti-islamico, se ne paga le conseguenze, non è lo Stato che ne deve pagare lo scotto perché questo è un matto, va a esibirsi in pubblico con vignette satiriche. Ok, in Olanda 3 anni fa è stato ammazzato un regista perché ha fatto un documentario sull'anti-islam, ok? Però questo, voglio dire, ne ha pagato lo scotto lui. Lui ha voluto esprimersi della sua arte in qualcosa che sentiva che non era giusto e ne ha pagato lo scotto. Noi invece qua in Italia che facciamo? Il problema di terrorismo non c'è più, voglio dire. Però abbiamo pagato 900.000 euro, ce li ridà Calderoli? Chiediamo, facciamo un referendum, ridateci i soldi. Se no lo portiamo nel metro cubo da Aspromonte, lo seppelliamo vivo lì e lo lasciamo con pane e acqua, sempre secco, e se muore, muore, se non muore, spero di no perché io so per la vita, speriamo che quando lui dopo un tot di mesi prenda un attimino consapevolezza delle cazzate che va a dire in giro e, voglio dire, si maturi una consapevolezza che i soldi che lui matura con le sue attività politiche deve essere della tasca propria, perché la politica viene fatta per un principio di benessere sociale, non un principio legato alla redditività di un reddito personale, ok? Ma anzi deve essere slegata da un concetto di arricchirsi, ok? Perché non deve creare un miglioramento della sua vita perché fa il politico, ok? Perché non è che da bambini hanno detto sei il messia, devi fare il politico, ok? 900.000 euro ci ha fregato questo lurido bastardo pezzo di merda, ok? Calderoli con le sue bodyguard. Siccome ormai i terroristi non esistono più perché ormai i mass media, i canali di informazione non pompano più a manetta questo problema del terrorismo che è dal 2002 che ce lo portiamo dietro, ma come tormentone, ma ormai hanno capito dopo diversi anni che ormai qui non c'era più un terrorista manco morto, non si vedeva nessuno che in maniera che poteva essere un pseudo terrorista, ok? Hanno cominciato a dire vabbè, però l'islamista è lo stupratore, ok? Lo stupratore di massa. Allora anche lì però ha visto che i stupri, sai, non riuscivano più a trovarli in giro tra i musulmani, ma venivano più tra gli italiani con gli italiani, erano tra gli europei e gli europei, e quindi lì niente, no? Non se ne prendeva capo, allora hanno detto, se qui non è più un tormentone, non è più un problema, se vengono a sapere che ancora noi come Stato paghiamo 450.000 euro a uno con 9 bodyguard, 10 bodyguard, 12 bodyguard, cioè perché questo qui si esprime che è contro l'Islam, e allora non so, perché lui sta a Montecitorio, glielo dobbiamo pagare noi, cazzi suoi, il regista olandese, nessuno gliel'ha pagato i bodyguard in Olanda, e l'Olanda è una società democratica come la nostra, voglio dire. Il regista non è che è andato dallo Stato e ha detto datemi bodica perché mi sa che ho fatto qualcosa di sbagliato, voglio dire. Ok? Non so se è giusto o sbagliato questo lo chiedo a voi. Comunque sì, non ha chiesto un cazzo, si è preso la responsabilità tutto addosso e 3 anni fa è morto da islamici, da musulmani. Quindi ragazzi, vi porto a riflettere. Per voi, Calderoli, deve andare nel metro cubo in Aspromonte e lasciarlo lì che maturi, che prende consapevolezza di cosa è lui se stesso, se è una merda o se è un profeta, vediamo cosa viene fuori. Poi se non viene fuori niente, dimagrirà, tanto è ciccione, è obeso, è un problema anche per lui, per la salute, perché poi a 70 anni un obeso c'è sta 30 anni nell'ospedale, poi anche lì altri soldi che lo dobbiamo pagare per la sua obesità, e come dicono anche gli americani, sai, l'obesità è meglio curarla dall'inizio, perché è un peso
è un peso grosso per il malloppo dello Stato, perché il problema dell'obesità, quindi va preso alla radice. Quindi ai Calderoli, magari se veniamo al metro cubo, ci risolve anche il problema della sua obesità, che è un peso per le ASL. Per me già essere un peso per i body, che è già una roba assurda, voglio dire. Fortuna Monti qualche cosa ci chiappa, si accorge ogni tanto che i soldi vanno buttati, vanno a finire nel cesso. Però gli direi a Monti, adesso lo mandiamo 2 anni in Aspromonte, ragazzi, cosa ne pensate? Ok, adesso vi svelo il grande arcano, siamo a Senigallia, forever.